Nel cuore pulsante di Riccione Paese, in piazza Giacomo Matteotti inaugura oggi, 19 dicembre, Domino Experience, agenzia di viaggi, tour operator e organizzazione di eventi inerenti all'ambito turistico. Alle mie spalle la sede di Domino Experience, una sede altamente attrattiva, pronta ad accogliere i fidelizzati, i clienti attuali e i clienti futuri. Entriamo e scopriamo tutte le sue meraviglie. Direttore e accompagnatore tecnico turistico, guida ambientale escursionistica, Luca Dominici, un mito per noi in questo giorno speciale, nel giorno dell'inaugurazione della tua nuova sede. Qual è l'emozione che ci accompagna in questa giornata? Ma l'emozione sì, c'è, come può accadere in questi momenti, però a dire la verità, insomma, ormai comincio a essere grandino per emozionarmi. Sono contento soprattutto dell'affetto di tutte queste persone che sono con me, che mi seguono, e anche dei tanti clienti, insomma, quindi c'è molta gioia, questo sì. Sono oltre 10 gli anni di grande esperienza in ambito turistico. Cosa andiamo ad inaugurare oggi nello specifico? Andiamo ad analizzare un pochino tutti i dettagli che Domino Experience offre e offrirà. Ma sì, veniamo intanto da un percorso bello di circa 10 anni, è stato un percorso di grande crescita, non solo merito mio, ma di tutte le persone che hanno vissuto con me queste esperienze, di tanti collaboratori e che voglio ringraziare. Siamo cresciuti tanto e io sono così convinto che nel settore turistico più o meno ogni 3 anni vada un po' rifatta la programmazione, che così bisogna un po' guardare al futuro. Il timing secondo me giusto è 3 anni. Ed era arrivato il momento, secondo me, di rivedere un po' la nostra piattaforma, di riassestarci e soprattutto di rilanciarci. Quindi abbiamo dato via questa nuova sede, abbiamo dato via perché secondo noi ci sono potenzialità maggiori per fare tante altre cose. E mi chiedevi che cosa faremo? Beh, siamo molto bravi e affermati, o almeno ci riconoscono di essere così molto competenti nei viaggi organizzati, che sono i viaggi di gruppo in parole povere. Però in realtà non facciamo solo quello. Nella nuova sede ci siamo configurati, oltre che ad agenzia viaggi, come tour operator, e abbiamo l'obiettivo di costruire eventi, che è una delle mie passioni, quindi fare tanti eventi, e di lavorare anche sotto l'aspetto della formazione, perché secondo me ce n'è bisogno di fare formazione. E soprattutto faremo anche i viaggi individuali. Come ci configuriamo? Operativamente abbiamo un team interno molto forte, ne ho approfittato anche per riunire la mia famiglia, che era ora, visto le mie tante trasferte, e soprattutto comunque abbiamo anche una rete di collaboratori esterni, appunto, che cureranno ognuno degli eventi o cureranno anche la formazione. Quindi un team interno e un team di collaboratori esterno, proprio per dare ampiezza alla nostra proposta. Tanti sono stati gli anni itineranti in giro per il mondo, in giro nel nostro bellissimo paese, nella nostra Italia. E come dicevi prima, è arrivato il momento di riunire tutti, di riaggregare la famiglia. E quindi penso sia arrivato il momento di presentare lo staff che si allarga, il team che si amplia, e andremo a presentare chi? Ma sono tantissime, a dire la verità, le persone. Comunque con me ci saranno, oltre a mia moglie e anche mia figlia in parte, perché ancora non è a pieno regime con noi, comunque ci saranno anche 2 professioniste, 2 agenti di viaggio interni che poi magari riusciremo ad intervistare, e quindi abbiamo una squadra forte, affiatata, che lavora e sta insieme già da tanti anni. Ho puntato molto su questo perché io sono un tipo un po' vulcanico, viaggio tanto, faccio tante cose, e la consapevolezza di avere a casa persone di fiducia, persone affidabili, persone che amano il proprio lavoro, mi farà sicuramente stare bene. Allora, sono arrivate con me e con noi qua la mia famiglia, diciamo. Vi presento Alice, 21 anni, si sta laureando, speriamo, insomma, con pieni voti. Alice ci fa, proprio per gli impegni che ha ancora, ci farà un po' da regia, perché curiamo anche l'aspetto della comunicazione, i social media, e quindi mi fa molto piacere sapere che comunque vivrà, o bene o male, con noi questa esperienza. E poi c'è Silvia, che invece entrerà proprio nel team interno, nella squadra interna, farà il front office, curerà la parte amministrativa,
amministrativa e soprattutto insomma cercherà di dare il benvenuto ai tanti clienti che verranno. Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra inaugurazione. Benvenuti a tutti alla nuova sede di Domino Experience. Rizziero Santi, il presidente della provincia di Rimini, anche lui qui presente alla inaugurazione della nuova sede di Domino Experience. Cosa rappresenta secondo lei l'apertura di una nuova attività, soprattutto in questo particolare periodo storico che stiamo attraversando? Rappresenta un fatto straordinariamente importante, perché dopo il periodo che abbiamo attraversato e dopo avere purtroppo fatto i conti con il lockdown e quindi con il fatto che in particolar modo il turismo ha subito il danno maggiore, perché il lockdown vuole la chiusura della socializzazione, il turismo vuole invece la socialità, vuole il divertimento, vuole l'uscita, vuole l'esperienza, ecco. E quindi in quel momento siamo veramente stati penalizzati, e a vedere che c'è il coraggio, la voglia di riprendere, di aprire queste attività, di promuovere il territorio, un territorio che non è fatto solo di mare, di spiaggia, ma è fatto di entroterra, è fatto delle nostre tipicità, è fatto dei nostri prodotti tipici, del nostro territorio, dei nostri castelli, ecco, avere a che fare con persone che hanno il coraggio e la voglia di mettersi in gioco e promuovere questo territorio per la comunità e quindi per le istituzioni è un fatto particolarmente importante, ed ecco perché siamo qui ad augurare il successo massimo e a stringerci intorno a queste persone che hanno così voglia di intraprendere. Giovannino Montanari, presidente Fiavet per la provincia di Rimini, è punto di riferimento per le agenzie di viaggio e per i tour operator. Anche lei qui con noi a festeggiare questo giorno importante. Cosa rappresenta secondo lei questa giornata per Riccione? Guardi, io sono venuto con curiosità a questo incontro perché in questo momento in cui molte agenzie hanno chiuso o pensano di chiudere, vedere un collega che ha questo coraggio e parte, ecco, mi fa molto piacere, quindi l'ho voluto conoscere di persona perché è una persona che merita tutta la nostra ammirazione. Marco Gabellini, designer e progettista dell'agenzia. Da dove è nata l'idea, Marco? L'idea nasce di fare un'agenzia molto fresca, molto giovane, come sono anche tutti i viaggi che fa sempre Luca, con queste idee molto, secondo me, molto giovanili. Quindi abbiamo fatto un'agenzia monocolore sul bianco e il grigio, che all'interno sta sempre molto bene, insomma, con questi colori. Il vostro è un rapporto di amicizia nato ormai da tanti anni. Quanti sono gli anni che vi uniscono? Gli anni penso che siano più di 30 anni che ci conosciamo io e Luca, 30 anni. Diversi sono i progetti che avete costruito insieme. E cos'è la Collana delle Regioni? La Collana delle Regioni d'Italia è un format che abbiamo ideato 5-6 anni fa, io e Luca, dove va a toccare in ogni regione dei punti particolari, delle zone particolari e soprattutto vitivinicole, dove andiamo alla scoperta di queste cantine, dei prodotti regionali e dei borghi dimenticati. È veramente una bella cosa, abbiamo una bella clientela, chiamata così, che sono poi tutti amici alla fine, e siamo già al quinto anno. Massarente, anche te qui con noi in questo giorno di festa, un'amicizia che dura da una vita e tanti progetti davanti a noi. Guarda, siamo amici da tanto tempo con Luca e devo dire che è una persona particolare, una persona speciale che si dà molto agli altri e quindi da questo punto di vista ci troviamo molto bene. Questo progetto è nato insieme, nel senso che abbiamo fatto dei passi insieme, sono tanto contento perché lo posso riassumere, Franci, in tre parole: passione, entusiasmo e voglia di far star bene gli altri. Quindi invito tutti a partecipare a tutte le situazioni che riguardano Domino Experience, perché è qualcosa di veramente meraviglioso, come Luca.
siamo adesso con due persone davvero speciali, il papà e la mamma di Luca, che vogliono spendere due parole per lui. In bocca al lupo, Luca, grazie. Renata Tosi, sindaco di Riccione, una giornata veramente importante in questo periodo storico particolare. La giornata di inaugurazione della Domino Experience, cosa rappresenta per Riccione? Io sono particolarmente orgogliosa di aver potuto tagliare con la proprietà il nastro, perché dà un vero respiro di saluto e di inaugurazione per l'appunto di un'attività nuova, un'attività anche molto particolare, perché parlare di viaggi in questo momento storico ci dà una prospettiva e un futuro. Quando si regalano emozioni e sogni come appunto nei viaggi, si ha un grande impegno, e avere l'onore di averlo a Riccione per me è veramente alto e un pregio. Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano, una giornata bellissima, una giornata col sole, quindi assolutamente ben augurale. Qual è il messaggio per Domino Experience? Ma io conosco Luca dalla nascita, quindi sono convinto che, come tutte le cose che ha fatto nella vita, avrà successo in questa attività. Quindi lui è forse nato proprio per fare questo tipo di lavoro e ha anche un luogo fisico adesso dove farlo, quindi sono convinto che le attività che farà saranno ancora più belle e darà anche una bella energia alla città di Riccione, a questo spazio che è stato creato qui apposta. Quindi tanti auguri a lui, ai suoi familiari e a tutti i collaboratori. Don Alessio, parroco della parrocchia San Martino di Riccione, un giorno importante, un giorno di inaugurazione, abbiamo assistito al taglio del nastro e a una benedizione speciale. Sì, sono molto contento che Luca e la sua squadra comincino questa nuova attività. È venuto a cercarmi, a spiegarmi in questi giorni di che cosa si tratta. E sono molto felice che ci sia questa nuova attività che parte, e sono convinto che possano nascere belle collaborazioni, perciò anche in tema di viaggi, pellegrinaggi, anche uscite parrocchiali, che possiamo appoggiarci con sicurezza a chi ha l'esperienza per fare queste cose. Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione, ad oggi in veste di responsabile relazioni esterne della cooperativa Cuore 21. Benvenuto. Di cosa si occupa la cooperativa Cuore 21? È una cooperativa che è nata 5 anni fa ed è il frutto di un lavoro fatto dai genitori, che è partito nel 93. Era un'associazione di genitori con ragazzi down che si è messa insieme proprio per affrontare quel tipo di problema, e oggi riesce a sviluppare anche l'attività di cooperativa, in quanto l'amministrazione comunale ha messo a disposizione una struttura per tutto il lavoro di autonomia. È un lavoro importante non tanto e solo per loro, ma anche perché in questo momento siamo passati da 20-30 ragazzi a 50 ragazzi che seguiamo, e quindi seguiamo sia i ragazzi che le famiglie, e li seguiamo proprio per portarli il più possibile al massimo della loro autonomia con delle attività e dei servizi interni, e soprattutto il nostro obiettivo, che è l'obiettivo massimo, è quello di riuscire a portarli al lavoro, e quindi facciamo anche tutta una serie di attività di, chiamiamo noi, di allenamento al lavoro con i laboratori, e devo dire che i risultati negli ultimi anni ci hanno dato ragione, in quanto tanti ragazzi oggi sono assunti con contratti a tempo indeterminato in alcune aziende, proprio per il lavoro che facciamo sia da parte delle famiglie ma anche nei confronti delle aziende. Luca Leardini di Cuore 21, perché Cuore 21 oggi è insieme a Domino Experience. Cosa fate oggi in questa giornata come associazione? Diciamo che noi offriamo al territorio un po' di nostri panettoni col cuore, fatti col cuore, da Loyal, ci tengo a precisarlo, e oltre a quelli abbiamo anche degli alberelli natalizi in tema del Natale, e quindi per queste cose qui, e poi ci saranno anche altre cose, diciamo che il nostro centro è molto vario. Simone Gobbi, consigliere comunale di Riccione, una giornata importante per Riccione oggi. Sì, intanto, come dicevo, anche il tempo oggi ci sorride, visto che la giornata è meravigliosa, ma credo che sia una bellissima giornata perché Luca Dominici, oltre ad essere un amico e una persona che stimo e che conosco da tempo,
con questo progetto che parte oggi dà a Riccione comunque quel valore aggiunto di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di imprenditori di questo livello che comunque diano un valore aggiunto alla città e, perché no, anche la possibilità a tanti riccionesi di poter aggregarsi in quella che è diventata purtroppo in questi ultimi anni, gioco forza la pandemia, un sogno un po' irraggiungibile, no? Quello di potersi aggregare e di andare a fare vacanza fuori. Per cui ben vengano queste esperienze imprenditoriali, siamo nel cuore di Riccione e penso che questa è una cosa che fa bene al cuore di Riccione. Stefano Paolucci di Paolucci Marketing, oltre un anno di collaborazione, la nascita di tante idee che poi si sono concretizzate nella realtà. Che cosa avete fatto insieme? Con Luca abbiamo avuto un percorso di definizione di un marchio, di un nuovo marchio. Luca viene da una vita nei viaggi, viaggi di gruppo, viaggi organizzati, organizzazione di gruppi, e con questo marchio Domino Experience ha voluto fare un passo in avanti e quindi definire, dare un marchio a tutto quello che lui faceva. Quasi 2 anni fa, all'inizio 2020, ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a collaborare, a lavorare a definizione di un nuovo nome, di un nuovo marchio, che è diventato Domino Experience. Il logo è molto semplice ma allo stesso tempo molto colorato. È un logo di qualità perché racchiude in sé tante cose. Cosa racchiude il logo? Il marchio e logo Domino Experience raccoglie tanti concetti, quindi c'è il colore, l'azzurro del mare, del cielo, il verde della natura, della terra, e questo aereo arancione che parte e ci porta in tanti posti, come ci accompagna Luca. Quindi un marchio che racchiude tutte queste concetti e informazioni. Domino Experience, Domino viene da un po' dal cognome di Luca Dominici, è un gioco un po' di parole, ma anche il domino. E Experience perché comunque il viaggio non è uno spostarsi, ma è un vivere delle emozioni e provare delle esperienze. Siamo pronti, a vivere la seconda parte della festa. È pomeriggio, sono cambiate le luci ma aumenta il calore proprio della festa. Sono arrivati gli amici, sono arrivati i clienti storici. In fila tutti entreranno per ricevere il buono sconto di 50 euro per il prossimo viaggio. Andiamo nel dettaglio. Stefano Stefanini, siete amici da una vita con Luca e anche tu sei presente a rendere ancora più bello questo pomeriggio di festa. Guarda, sono contentissimo per questo amico che ci credeva, è stato bravissimo nel creare questa cosa, non ci avrei mai creduto e devo fargli veramente un grandissimo in bocca al lupo perché è stato fantastico, molto 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 bravo. Spero che si faccia divertire tutti quanti quest'estate con le sue uscite e con i suoi eventi. Grazie Luca, ciao! Ho visto anche te girovagare qui nella festa, ma ti sei fatto fare una caricatura? Ah sì, io mi sono fatto fare praticamente un omaggio da Luca e mi ha fatto il suo autografo qui da una parte perché ho voluto che questo giorno rimanesse nella mia memoria incisa per sempre. E qual è il tuo messaggio per Luca oggi? Io direi a Luca un grosso in bocca al lupo perché sono sicuro che la sua attività prenderà piede e sarà una bomba come tutte le cose che ha sempre fatto. Vai Luca! Stiamo ballando, stiamo bevendo, stiamo festeggiando insieme, ma c'è un messaggio particolare per Luca, giusto? Sì, allora Luca, un in bocca al lupo grandissimo per la tua forza, il tuo coraggio e il tuo entusiasmo, proprio che sia di buon auspicio per tutti, sei gioia per tutti, ci fai stare bene e sempre divertire. Un bacio grande e un abbraccio. Ciao.
Anna Signorini, anche tu qui a festeggiare in questo clima veramente molto molto gioioso, che cosa hai avuto la possibilità di fare in questi attimi? Ho aiutato Luca a distribuire per Luca i panettone e le bibite e gli aperitivi che ha offerto. Con molto molto piacere, perché con Luca siamo non fratelli ma cugini sicuro. E poi ci sono delle parole particolari, ecco, come se Luca ci stesse vedendo. Voglio dire a Luca all the best for you. Fabio Fabbri, direi che con Luca hai vinto la paura di volare. Raccontiamo un po' cosa è successo. È successo, no, innanzitutto io con Luca sono amico da 7 anni, credo. E un po' ci ha legato anche alla politica, anche se siamo da 2 schieramenti opposti. E niente, è stato il primo viaggio per me in aereo, quindi possiamo dire che ho vinto la paura grazie alla perseveranza di Luca. Luca che mi ha convinto ad andare in Grecia con lui prima e l'anno successivo a Sharm el Sheikh. 2 viaggi splendidi che ricordo, ma soprattutto perché Luca è una persona, oltre ad essere in gamba, oltre ad essere un amico, che è un posto di idee, è un posto di idee, ha una voglia di farti sentire bene, ha una voglia di farti divertire, quindi per questo continuerò a viaggiare con lui sicuramente anche in futuro. Stefano Giannini, ex sindaco di Misano, ha avuto con lei Luca Dominici come consigliere. Che esperienza è stata? Com'è andata? Luca è una persona vulcanica, di grande iniziativa, ma anche di tanto, tanto buon senso e anche, come dire, di moderazione. Non sembrerebbe, perché così è sempre esuberante, però in realtà è una persona che quando deve ragionare ragiona in modo molto approfondito, e quindi è una persona che secondo me può avere solo fortuna nella vita e anche in queste nuove avventure in cui si è buttato. Stiamo preparando ad un altro momento importante, il momento del lancio delle magliette, e avverrà in una modalità particolare, nello stesso modo in cui le spose lanciano il loro bouquet. Ma osserviamo che cosa succede. Siamo giunti alla fine di questa festa, ma c'è ancora tanta tanta gente. Come sta andando Luca? Com'è andata? Beh, una giornata intensissima, veramente non mi aspettavo tutte queste persone, però mi ha fatto molto piacere, perché l'idea era proprio di far incontrare tutti quelli che vivono durante l'anno insieme a me, insieme a tutti noi, i nostri viaggi, i nostri eventi, e devo dire li vorrei ringraziare uno per uno. Ho cercato di farlo, ma forse era quasi impossibile. Siamo molto contenti, io e anche la mia famiglia, perché il messaggio che volevamo dare era proprio questo, insomma, di stare bene, stare insieme, e farlo in casa, ma farlo anche fuori, nei nostri viaggi. È arrivato il momento che da tanto stavamo aspettando, il momento ufficiale del taglio della torta. A chi diamo l'onore? L'onore alla Silvia, facciamo così, che magari taglia meglio di me, ha più esperienza. Ok, tutti insieme, forza! Interviste che ho fatto durante la giornata di oggi, Luca, è emersa una cosa molto bella. Innanzitutto la professionalità, la competenza, ma un aspetto fondamentale è il cuore che esce sempre nei tuoi viaggi. Ci sono clienti, ci sono parenti, ci sono amici che ti riconoscono proprio anche questa grande qualità, Luca. Sì, diciamo che quando ho scelto di fare questa cosa ho guardato veramente le caratteristiche della mia persona, forse quella è stata la chiave vincente. Mi piace stare molto in mezzo alle persone, mi piace dare gioia alle persone, mi piace visitare il mondo, e quindi ho pensato che mettendo insieme queste caratteristiche si poteva interpretare nella vita questo ruolo, e diciamo che è andata bene. E se chi è a casa e se chi non ti conosce volesse mettersi in contatto con te, quali sono i mezzi per scoprire dove si trova Domino Experience?
Bene, da oggi Domine Spires, come avete potuto vedere, siamo in piazza Giacomo Matteotti 2 qui a Riccione, proprio nella piazza più storica di Riccione. È anche un orgoglio per un riccionese come me, sono nato all'ospedale di Riccione e quindi ci trovate qua. Però siamo su tutti i canali social, ma abbiamo un portale internet www.dominespires.com, sempre aggiornato, dove potrete leggere la programmazione annuale, potete guardare la formazione che proponiamo e ci sono tanti altri blog, tanti articoli interessanti per il turismo. Quindi ci sono tutte le possibilità. Siamo un po' ovunque, ma fisicamente siamo qua a Riccione. E come dice Alphonse de Lamartine, non c'è uomo più completo di colui che ha viaggiato, di colui che ha cambiato il suo pensiero oltre 20 volte, di colui che ha cambiato la sua vita oltre 20 volte. Il viaggio è crescita, crescita continua ed evoluzione costante. Da Domino Experience, un arrivederci a tutti, vi aspettiamo, venite a viaggiare con noi. Arrivederci.